Beh, innanzitutto sono io che ringrazio te per questa opportunità, ovviamente, e vorrei fare innanzitutto una piccola digressione su come è nato questo volume. Allora, questo volume nasce da una collaborazione con, ormai diciamo datata, che ha le sue radici ancora nel Museo di Verona e in persone come il professor Rufo, che qui mi piace molto ricordare, perché oltre ad essere stato un suo allievo, mi è rimasto un debito, diciamo, di gratitudine e nel portare avanti questo tipo di iniziative mirate agli invertebrati. Bene, tutto questo nasce, come dicevo, da una convenzione voluta dal Corpo Forestale dello Stato. Perché? Perché, come diceva Eugenio prima, i monitoraggi non sono fini a se stessi, sono funzione della conservazione. Allora, la forestale, come forse la maggior parte di voi sapranno, gestisce un patrimonio realmente importante di 130 riserve naturali. Ovviamente, un patrimonio così, senza una oculata gestione e un monitoraggio, ha l'importanza che può avere. Quindi, in modo abbastanza lungimirante, diciamo, perché si parla ormai di qualche 5, 6, 10 anni fa, la forestale si è messa in questa ottica, dotandosi di un centro nazionale che, diciamo, lavora in un sistema di nicchia sugli invertebrati, e da qui è nato tutto. Poi Augusto Vigna Taglianti, Paolo Audisio, diciamo i fautori di questa iniziativa, di questo progetto, hanno fatto il resto con noi assieme. Quindi il vanto che ho è quello di aver dato lavoro a tanti ragazzi, tanti tassonomi, come diceva Vomero prima, tanti tassonomi e quindi opportunità di lavoro e soprattutto di incremento professionale. Un grazie anche all'editor in chief che è Marco Trizzino, che è qui probabilmente in sala, e che è stato un pochettino il coordinatore di tutti questi specialisti che vedete elencati. Specialisti perché ognuno di queste persone elencate ha una propria solidissima, ovviamente, professionalità nei campi di queste specie, che sono oggetto di monitoraggio. E quindi, insomma, il lavoro è partito e anche, diciamo, bene, giudicherete voi comunque i risultati. Le partnership di questo progetto sono state ovviamente Life, che vedremo poi, Natura 2000, il Corpo Forestale dello Stato come iniziatore e il Ministero dell'Ambiente, che ha voluto concederci la posizione anche del logo. Bene, i temi trattati, andiamo molto velocemente perché altrimenti rischiamo di dilungarci su cose che non sono poi che potete trovare poi elencate e descritte meglio nel libro. Vengono, diciamo, dati essenzialmente i dati conoscitivi attraverso una review di quella che è la conoscenza e la letteratura per ogni singola specie, e poi, soprattutto, questo lo dico per i gestori, viene data anche un'appendice con la descrizione dei monitoraggi topici, con elementi che forse possono essere anche costruttivi e necessari per la realizzazione di progetti. Vedi, ore necessarie, tipo di tecniche anche nel dettaglio, e quindi si è data anche un'impronta molto pratica a quella che è la descrizione delle specie. 49 sono le specie trattate, vedete che la parte da leone un po' la fanno i coleotteri e i lepidotteri, sono state tralasciate le segnalazioni erronee o dubbie, non sono considerate alcune specie alloctone. Quindi il volume, riassumendo, include una review delle metodologie maggiormente utilizzate per stimare l'abbondanza delle popolazioni, una revisione critica dell'elenco delle specie inserite nelle allegate in direttiva, le tabelle riassuntive includendo i materiali necessari, logistica e tempistica, come vi dicevo, per i monitoraggi di tutte le specie analizzate. E qui è la parte più interessante per chi formula un progetto. Bene, lascio senza sottrarre tempo agli altri relatori quello che è il contenuto del volume alla lettura che ciascuno di voi potrà fare. E lo troverete anche sul sito del Ministero dell'Ambiente, sul sito della Forestale e sul sito della Commissione europea in formato PDF scaricabile. Bene, su questo filone di attività, il Corpo Forestale si è fatto promotore di un progetto Life che è partito nel 2012 e che quest'anno prenderà decisamente l'aereo, speriamo, l'avvio, perché dopo tanti problemi amministrativi e tanti, diciamo, ostacoli di vario tipo, il progetto si è avviato e sta andando veramente a tutto vapore. La macchina è in pressione. E i cinque sono i partecipanti
questo progetto, coordinatore beneficiario, diciamo coordinatore del Corpo Forestale dello Stato. Gli attori sono il Ministro dell'Ambiente, Sapienza, Roma 3, la Regione Lombardia per le sue competenze che ha nei monitoraggi di competenza regionale e il CRA. Questo progetto riguarda lo sviluppo di protocolli di monitoraggio standard, ecco che ci vediamo anche quel volume funzionale a questo tipo di attività, è solamente la base di partenza, perché questi monitoraggi saranno chiaramente propedeutici al perfezionamento dei singoli monitoraggi per le singole specie. Ne abbiamo scelte poche, però quelle poche che vorremmo farle bene. Ok, la cifra che vedete, 2.700.000 euro, sono essenzialmente stipendi per giovani ricercatori. Quindi pochissimi sono i materiali che servono per fare questo tipo di ricerche. Una, se si eccetera un pochettino quello che è il materiale necessario per lo studio molecolare, lo sviluppo di protocolli di monitoraggio molecolare che poi saranno sviluppati con CRA e con Sapienza e con Roma 3. Però il nostro, diciamo, focus è dare opportunità a giovani volonterosi e professionalmente preparati e dare uno sbocco, diciamo, a certe professionalità dell'università. Ecco, concludo velocissimamente con alcune particolarità che troverete nel sito, che è questo, www.life.mip, in cui troverete anche una sezione dedicata alla Citizen Science. Perché questo? Ovviamente ne abbiamo parlato stamattina, tanti ne hanno rimarcato un pochettino l'importanza della Citizen Science in periodi di vacche magre, e chiaramente l'opportunità è molto, molto, molto grande e molto opportuna. E, in questo modo i cittadini saranno, diciamo così, invitati a segnalare la presenza sul territorio tramite le solite applicazioni di Android e di Apple, in qualche modo, che confluiranno in una database che poi confluirà sicuramente nel Network Nazionale per la Biodiversità e secondo gli standard di BioCase e compagnia bella, e in ogni caso andrà, diciamo, a ingrossare quello che è il corpus del Network Nazionale per la Biodiversità. E qui vengo proprio incontro a quello che Valerio Sbordoni invitava a fare in modo diciamo sinergico per quanto possibile. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito, il sito sarà operativo definitivamente dal 10 marzo in poi, e quindi da lì in poi sarà la sua veste grafica definitiva, è comunque già operativo adesso, però nella sua operatività finale sarà, diciamo, completato il 10 marzo. Da allora è ancora un po' presto per le specie che andremo a monitorare, tra le quali cervo volante, Osmodem eremita e altre cose molto belle di questo tipo, e vi ringrazio anticipatamente per l'azione di proselitismo, di propaganda e di diffusione che potete dare a questo progetto. Vi ringrazio ancora a tutti e vi auguro buon lavoro. Grazie mille di averci presentato questo lavoro. Eugenio ha detto prima, noi come ISPRA abbiamo curato la stesura di queste linee guida nazionali per il monitoraggio e abbiamo avuto anche incontri telematici con alcune regioni per vedere se era possibile arrivare a un dettaglio di linee guida operative sul campo, però arrivare a un dettaglio di linee guida operative per un gruppo di organismi che vanno dai delfini agli invertebrati alle piante è un'opera, probabilmente si arriverebbe a un'enciclopedia che tra l'altro è di poca utilità perché poi dipende dalle risorse che uno può mettere in campo. Credo che il vostro lavoro rappresenti invece un utile contributo per un gruppo importantissimo, e quindi credo che sia uno degli esempi in cui essere sinergici, tra l'altro siete riusciti a utilizzare un LIFE che non è banale, perché insomma non sembra proprio un argomento che i LIFE adorano, quello di mettere a punto tecniche e monitoraggio. Esatto, per cui insomma, mi sembra un ottimo spunto e sul quale speriamo che ci sia una sinergia in futuro tra le attività che anche noi seguiamo. Grazie mille Franco. Grazie.